Amici di GZ, oggi prepariamo una quiche francese veramente regola d'arte. Iniziamo? Iniziamo preparando la brisée perché dovrà riposare in frigo per almeno qualche ora. All'interno di questa ciotola o della farina 00 vado ad aggiungere del formaggio grattugiato per avere un gusto un po' più intenso. Ovviamente un pizzico di sale, anzi anche due, e anche un tocco di pepe. Diamo una prima mescolata e andiamo dentro con il burro che vedete ho tagliato già a cubetti ed è freddo di frigorifero. Lo mettiamo all'interno della farina, ecco qua, e con le punte delle dita andiamo a lavorare il burro all'interno della farina. Dobbiamo ottenere un composto sabbioso, quindi strofiniamo il burro fra le dita e facciamo sì che sia ben avvolto dalla farina. Vedete che non ci sono più grandi pezzi di burro, abbiamo un composto bello sabbioso, infatti questo step si chiama sabbiatura e serve per ottenere una sablé super friabile. In questo bicchiere ho dell'acqua molto fredda, vado ad aggiungere un tuorlo, andiamo a romperlo, ecco qua, e dentro la ciotola. Perfetto. Vado a lavorare dapprima con una forchetta. E quando vedo che il tuorlo è abbastanza ben distribuito, allora posso andare ad impastare con le mani. Dobbiamo impastare però il meno possibile, ok? Giusto il tempo necessario per far incorporare tutti gli ingredienti e ottenere un panetto compatto. A questo punto, per facilità, mi trasferisco sulla spianatoia. Ecco qui. Come ho imparato da uno dei più grandi pasticceri francesi, vado a lavorare con il palmo della mano a spalmare quindi la nostra brisée sul piano da lavoro, ricomporla, e questo serve proprio ad amalgamare al meglio gli ingredienti. Lo facciamo giusto 3-4 volte per ottenere un impasto bello compatto e dal colore omogeneo. Ed ecco qua il nostro panetto bello compatto, bello giallo, pronto per riposare in frigo. Lo appiattiamo leggermente e poi pellicola. Lo avvolgiamo per bene e ora in frigorifero per almeno un paio d'ore. La nostra brisée ha riposato, vado a eliminare la pellicola, la andiamo a stendere ad uno spessore di circa 3 mm aiutandoci con un po' di farina. Andiamo a batterla e poi iniziamo a stenderla, questo eviterà che si rompa e soprattutto che si scaldi troppo. Sempre ben infarinato e la giriamo per evitare che si attacchi al piano di lavoro. Questo è lo spessore che stiamo cercando. Come vedete qui ho una teglia da crostata antiaderente con base removibile. Secondo me è perfetta in questo caso perché poi quando andiamo poi a sfornare la nostra quiche sarà semplicissimo. La tengo un attimo da parte e molto semplicemente vado a arrotolare attorno al mattarello la nostra brisée, metto la teglia sul piano di lavoro e srotolo la brisée sulla teglia direttamente. Ecco qua. Con le mani poi vado a pressare bene la brisée contro le pareti della teglia, soprattutto alla base, mi raccomando. Nel caso una parte della nostra teglia non fosse ben coperta, prendiamo un pezzo di avanzo e andiamo semplicemente a pressarlo così da aggiustare. A questo punto, usando un coltello ma non dalla parte della lama, quindi dal dorso, andiamo a eliminare in questo modo, quindi con dei colpi secchi, la pasta in eccesso. Ovviamente con la brisée in eccesso non la buttiamo, ci possiamo fare dei biscottini salati deliziosi. È veramente perfetta. Ora non ci resta che bucherellare la base con i rabbi di una forchetta.
Cuociamo la nostra base alla cieca. Cosa significa? Significa cuocerla in forno con dei pesi sopra. Questo serve principalmente per due motivi quando parliamo di una quiche. La prima è che questa, diciamo, precottura farà sì che la nostra base rimanga sempre bella croccante e ben cotta. I pesi invece servono per far sì che questa non gonfi in cottura e rimanga ben uniforme. Quindi, pezzo di carta da forno, lo stropicciamo così prenderà più facilmente la forma della nostra base. La disponiamo sopra di nuovo facendola ben aderire ai bordi. Ecco qua. E ora dobbiamo versarci sopra un peso, che possono essere le classiche biglie apposte per questo tipo di cottura, dei fagioli, del riso. Io vado per quest'ultima opzione. Dobbiamo distribuire il peso in modo uniforme, quindi spalmiamo bene e nuovamente sempre attenzione ad arrivare ai bordi. Non ci resta che farla riposare in frigo giusto il tempo che si preriscaldi il forno. Il forno è ormai a temperatura, possiamo infornare a 190 gradi, modalità statica, per 25-30 minuti. Base cotta, la facciamo raffreddare un paio di minuti e poi possiamo andare a togliere la carta da forno. Vado delicatamente a rimuovere la carta da forno. La lasciamo da parte, nel frattempo ci dedichiamo al ripieno. In padella andiamo con un filo d'olio, pochissimo perché la pancetta è già bella grassa di suo, e poi per dare un po' di sapore giusto uno spicchietto d'aglio che ho tagliato a metà. Pancetta tagliata a cubetti in padella. La pancetta è bella dorata, bella croccante, la andiamo a scolare dal suo grasso per mantenerla appunto super croccantosa. Ecco qua. Lasciamo però in padella un paio di cucchiai del suo grasso perché è qui che andremo a saltare le zucchine. Ci dedichiamo alle zucchine, io le faccio a cubetti ma anche a fettine andranno benissimo. Non ci resta che metterle in padella dove abbiamo riservato qualche cucchiaio del grasso della pancetta e farle stufare per almeno 5-10 minuti fino a quando diventeranno tenere. Il ripieno è semplicissimo, in una ciotola andiamo a rompere le uova. Non male. Pizzico di sale, qualche granello di pepe, formaggio grattugiato non può mancare. Diamo una prima mescolata per rompere le uova. In ultimo aggiungiamo il latte e la panna. Riprendiamo la nostra brisée e andiamo a foderare la base con del formaggio. L'importante è che sia scioglievole, che si fonda facilmente. Quindi andiamo a mettere delle fettine sottili su tutta la base della nostra fantastica quiche. Proseguiamo con la pancetta. Uniamo anche le zucchine. Non ci resta che versare sopra il nostro composto di uova. E ultimo tocco, prima di infornare, ancora un po' di formaggio grattugiato. La nostra quiche è cotta e appena appena tiepida, vedete che con questa teglia si sforna, che è una meraviglia, ed è cotta alla perfezione. Amici, è il momento dell'assaggio. Il fatto che stia perfettamente dritta significa che la base è cotta alla perfezione, super croccante. Alla nostra. Amici, c'è tutto ciò che si può desiderare. Super croccante e friabile la base, la pancetta che dà quel tocco di golosità irresistibile, il formaggio, le zucchine. Non vi resta che provarla. Ciao!